Ladies, dove siamo? È arrivato il momento di arredare casa. Siamo da IKEA. La prima cosa che ci serve, ladies, sono i letti. Quindi siamo venuti a vedere letti, materassi, eccetera. Poi ovviamente bisognerà prendere tavoli, sedie, divano. Vabbè, bisognerà arredarla tutta. Quindi adesso ci facciamo un giretto. Guarda, mega, ci sono le luci. Queste sono come quelle che abbiamo in bagno in Italia. Questo specchio, sì, questo io è fatto, sono quattro singoli. E poi hanno aggiunto le luci che sono quelle da bagno e hanno creato un vanity. Carina questa postazione. Comunque dai, vediamo un po' cosa prendiamo. Ladies, mi piace un sacco questa panca rosa. Noi dobbiamo prendere anche il letto. Mamma mia, ladies, sarà un casino per me scegliere il letto, veramente. O lo prendo semplicissimo. Questo tra le altre cose è il mio look di oggi. Ladies, come divano mi piace questo, ma vuole $1500. Non penso proprio che succederà. E poi a noi ci serve uno che sia anche letto, perché abbiamo anche la stanza degli ospiti. Ah, quello mi piace sempre. Però volevamo fare anche il divano letto. Ladies, entriamo in questa casa che è molto carina. Guardate, ho visto che molti styling sono diversi dall'Italia. Vabbè, lo stile che è sempre simile, però alcune cose sono un po' diverse. Praticamente ci mancano tutti i mobili. E c'è questo divano che è quello tipo come il mio in Italia, che però è angolare. Ma questo in Italia c'è angolare? Secondo me non c'è, non l'ho mai visto. Guardate che bella questa cornice di camino. Bella, mi piace. Carina. Guarda la TV. Ladies, a voi sembrerà che siamo sempre all'IKEA, e invece siamo all'IKEA a Brooklyn. È passata praticamente mezza giornata e adesso siamo a prendere i piatti. Prendiamo quelli perché costano $30, visto che quelli che in Italia costano pochissimo, cioè questi, qui costano ben $60. Cioè, io veramente. E quindi prendiamo quelli per adesso perché non mi piacciono. IKEA, dopo vi recensisco IKEA America, ladies, una tragedia. Veramente una tragedia. Comunque, Gabri, guardate, sono così. Dobbiamo comprare. Ah, questo cartone non va già rotto. Io non ho detto la rete. Rotto. Praticamente vieni con le ciotoline. Visto. Neanche c'hai i piatti fondi. No, è rotto. Allora, ladies, mi serve anche un portaposate per il cassetto, che secondo me però era nel reparto cucina. Anche il tagliere, sì. Grazie. Aspetta, ora prendiamo tutto. Allora, le posate sono là. Ho già preso alcune, ma non mi fanno impazzire. Vediamo qua cosa c'è. Vedi, ci sono già le cose di Halloween qua, guardate da IKEA. Non so se in Italia, ditemi voi se ci sono anche lì. Ci sono i vassoi. E avevo visto, eccoli qua, stamattina avevo visto questi. Bellissimi, poi li vengo a prendere sicuramente. Noi comunque stiamo facendo una spesa abbastanza basica. Poi ovviamente vi faccio il video haul, perché in casa non c'è praticamente nulla. Sì, arrivo. Questa è bellina, mi piaceva. E in casa non abbiamo niente, quindi stiamo prendendo proprio bicchieri, posate, tutto, tutte le cose più basilari possibili. Ladies, per una che ha una casa super fornita come me, che ha passato tutta la vita a scegliere le cose, prendere tutte queste cose basiche non è il massimo, vi dico la verità, cioè, nel senso, sono felice da un lato, però ovviamente vorrei tutte le cosine che ho a casa belle. Piano piano si farà sicuramente anche qui. Ora abbiamo bisogno veramente del necessario. E quindi sì, questi per esempio $12, però sono 6. Io ho preso quelli più bellini con la riga e vengono $17 e ne escono 12, mi pare. Ladies, questo è il nostro mega carrello da $248. Sono ancora traumatizzata, dopo vi faccio vedere cosa abbiamo comprato. Questa invece abbiamo preso un po' di cosine da mangiare perché la strada è lunga per tornare a casa, ma non è che ci piace tanto. Megan sta assaggiando mac and cheese, com'è Megan? È tipo azzeccoso. Ok, ladies, stiamo svuotando il carrello, non so se ve l'ho detto, $258, delusione enorme IKEA, veramente IKEA America, ladies, no, molto meglio quella in Europa, quella in Italia, poi vi racconto. Quella europea, tutto. Va, sì. Vero, Gabri? Grazie, sono buoni in Francia. Sì, a parte no che è carissima, ma proprio cioè minuscolo, non c'hanno nulla. Comunque tutta sta roba praticamente ci siamo fatti. Sì. Deserto, e poi mentre ero qui ho fatto anche l'ordine dei letti e della scrivania di Megan e ho fatto la consegna veloce, ce li consegnano domani, però ce li montano dopodomani, giusto giusto per quando lasciamo l'albergo. Ladies, siamo a casa nuova. Oddio, che ho fatto? Aspettate, ho acceso la lavastoviglie. Finalmente vi faccio vedere cosa abbiamo preso all'IKEA. Per me ieri, per voi non so quando. Abbiamo fatto una mega spesa di cose molto basiche. Infatti vi ho girato anche qualche scena lì e abbiamo preso veramente cose basiche perché la cucina è completamente vuota.
Ora ci sono, c'è tutto aperto perché, come sapete, ho pulito. Quali coupon? Dove li hai trovati? Oh wow! Sono bruciati, c'è fuori! Che bello! C'è uno? No, vabbè, dammi! Sì, io ti dico, voglio farle vedere alle ragazze. Sapete che l'America è la patria del coupon. Dobbiamo capire, ladies, come si usano. Perché ci sono i coupon. Ah, mega, questi ci servono. Che ridità! Questo, sì, questo è sul... Guarda, pure sui gelati ci stanno. Questo qui è quello buono che siamo andati a mangiare. A noi serve questo per... Aspetta, volevo dire anche guarda, per il detersivo e per la carta. Sì. Portateli che poi dopo li tagliamo o metteteli da qualche parte. Mi li ritaglio tutti. Torniamo a noi, ladies, scusate le interruzioni, ma qui c'è tutta la family. Vi faccio vedere le cose che abbiamo preso all'IKEA. Dicevo, tutte cose basiche per iniziare ad... Ecco, Leone, brava mamma, chiudi tutti gli sportelli che mamma li ha puliti ieri. Almeno siamo a posto per iniziare ad insediarci in casa, ad entrare, perché abbiamo necessità. Infatti, vi anticipo che non vedrete in questo video haul, naturalmente, ma ieri ho comprato anche i letti che arriveranno oggi. Dov'è il mio telefono? È lì, mi deve chiamare che aspettate. E domani ce li monteranno pure, perché dobbiamo lasciare dove siamo, in hotel, per venire appunto a stare a casa. Comunque partiamo subito. La prima cosa che vi faccio vedere, questo servizio di piatti qua, ladies. Ora quasi quasi lo apro e rivediamo insieme i prezzi. Facciamo un attimo un commento su IKEA. Allora, IKEA Stati Uniti, sia me che a Gabri, ci ha deluso tantissimo, tantissimo, perché non ha niente rispetto all'Italia. Che stavo dicendo, c'ha pochissime cose, poche, e ha dei prezzi assurdi, dei prezzi esagerati, cioè cose che da noi magari costano 350 euro, qui li trovate a 800 dollari, cioè veramente alte. Ovviamente il motivo che ho pensato io, però non me lo aspettavo da una catena così importante come IKEA, può essere il fatto che, essendo un marchio europeo, per portarlo, esportarlo negli Stati Uniti ci sono dei costi importanti. Io li conosco perché comunque ho un marchio anch'io, che ovviamente si devono affrontare, di trasporto, di dogana, di tanto, il costo della vita diverso, tante cose. Comunque vediamo, apriamo questi piatti. Allora, ecco, partiamo dalla prima cosa che non mi piaceva, però ne abbiamo comprati a parte. Anziché il piatto fondo, queste vengono con queste ciotole, che per loro è un piatto fondo, per noi no, anche se si potrebbero pure usare, ma sono piccolini. È molto easy, molto semplice, plain, bianco, pulito, mi piace molto. E ci sono, questo mo gli facciamo un bel ciclo di lavastoviglie. È in servizio da 1, 2, 3, 4, 6. Abbiamo portato le valigie. Sì. Ora questo ci facciamo la lavastoviglie. Guarda mamma che ti dà Leone. Uno, tieni. E un'altra scatola Leone. Bravo! E due. Ok ladies, poi ci sono ovviamente i piatti piccolini. Ma qua c'è cibo? E poi... Aspettate, appoggiamo qua, non li vorrei rompere prima del tempo, perché solo per arrivarci siamo andati all'IKEA di Brooklyn. E è stato un bel viaggio. E poi ci sono quelli grandi, scusatemi il caos alle spalle, ma abbiamo portato le nostre valigioni con tutte le cose che ci siamo portate dall'Italia, e quindi voglio metterli tutti in cucina. Questo non so come tirarlo fuori, aspettate, sì. Appoggiateli tutti sul piano qua, vai, ma non li sistemiamo, poi sistemo io. Vai, metti tutto lì. Ah, mo, tiratene un po' questa scatola. Qua non c'è niente. Se no magari non tutti i piatti. Aspetta, tira, tira piano, tira, metti la mano sotto. Ecco qua. Appoggio, vai, buttalo via. Allora, e questi invece, vedi, sono i piatti piani grandi. Qua non c'è niente. Poi, ovviamente, ho preso, dicevo... sì, mettimelo lì. Ovviamente, vedi, ho preso anche i piatti fondi, che adesso vedremo insieme. Questa l'ha presa Megan per il suo armadio, due grucce, due serie di grucce da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 16 grucce. No, abbiamo sbagliato! Cosa? È troppo grande questo là, però è carino. No, vabbè, bellino. Praticamente se a me che a Megan piaceva questa piantina, guardate che belli sono con i tulipani rosa, poi a lei piaceva questo. Dentro secondo me ci sta comunque bene, non ci sta male. Lo volevo mettere in camera. E l'ha preso Megan nella sua nuova cameretta. Poi passami altre cose. Ah, questo è già troppo portato di là. Portatelo di là, mettilo in soggiorno e poi lo porti sopra. Questo qui è il portaposate, che è minuscolo, ma va bene per adesso. Lì si da mettere nel cassetto lì giù in cucina. Leone, grazie. Leone ci ha portato questa scatola che lui sta giocando. Portala a babbo, Leone.
grazie. Poi, ladies, cercavo disperatamente dei coltelli che tagliassero, perché ho preso un servizio di posate, ma quei coltelli non tagliano, quindi ho preso questo set qui da 4 per tagliare. Ho preso questi. Ho trovato la metta. Cosa? La metta, ho trovato. Gabriele ha cercato la lametta per farsi la barba, non so per quanto tempo nelle valigie, non l'aveva trovato, mi ha fatto comprare una lametta che lui dice da a 13 dollari, e adesso finalmente ha ritrovato questo. Poi dicevo, abbiamo preso questi mestoli, sono di plastica, per ora vanno bene così. Una presina, ladies, cose molto basiche che non sono per niente Filomena Amore. Se mi seguite lo sapete, chi non mi segue andate a vedere i miei video precedenti di styling e home decor, vi rendete conto di com'è arredata la mia casa italiana. Qui piano piano faremo anche qui la presina che ci può servire. Megan ha scelto queste tazze, questa abbiamo è per leone, è di leone azzurra. Poi dopo vi facciamo vedere le altre. Poi, ladies, queste due ciotoline che erano a 99 centesimi, si possono servire per fare i dolci, per l'insalata, insomma, per varie eventuali. Lo scolapasta, l'unico che c'era, verde, perché qui la pasta non è che è, questo qui l'abbiamo preso. Due scopini, qui abbiamo tre bagni in realtà, ce n'è anche uno nel basement, però il bagno è soltanto quello di sopra e quello di sotto, quindi due scopini. Megan, ho trovato le tazze. Mettili a terra, dopo le portiamo di là. Megan ha preso questa tazza panna. Che è per me, poi ne ho prese due per me in realtà. Poi una per me e una per lei, rosa, per fare colazione. E poi ce n'è un'altra anche per Gabriele, che uscirà. Andiamo uscirà avanti. Ladies, questi sono i piatti fondi. E rieccomi. Allora, per farvi capire la differenza, questa è la ciotola e questo è il piatto fondo, quindi insomma è più grande. Ne abbiamo presi quanti, Megan? 4? Sì. Ah, però dobbiamo prendere 6 perché il servizio qui è da 6, a parte che non c'erano. Perché secondo me molti hanno fatto così, hanno preso questi a parte. Aspetta. Questo 49 centesimi. Questo l'ha preso Megan nella tazza dosatrice praticamente per fare i dolci, eccetera. Strofinacci molto semplici, alcuni bruttissimi, per fortuna ho trovato questi. Questi li ha presi Gabri sotto ventola, mi piacciono proprio i sughero, però sono utili. Servizio di posate basico anche qui, che non mi fa impazzire per niente, però costava poco e va bene così, ladies. Pentole, punto dolente. Allora, questa per la pasta era la più grande che c'era, più grande non c'era, o comunque ce n'era uno tipo da 50 persone. Padelle, ho preso le stesse cose in Italia, almeno una. Aspetta, Megan, mantieni questa, che è questa della linea 365 di Ikea, con questo cui ci troviamo benissimo. Il coperchio l'ho comprato a parte, solo il coperchio 8 dollari o 9 dollari. Questa non ve lo dico proprio. Vediamo se combacia. Sì, sì, è 13. Quella è 13, quindi poi vabbè, poi dopo la proviamo meglio, però la misura è quella giusta. Dovrebbe essere quella, sì. Sì. Ora questa pure la laviamo. Aspetta, eh. Poi ho preso una padellina più piccola, che comunque può servire. Poi aspetta, le forbici, che ci mancavano due, grande e piccola. Ci mancavano, cioè ci mancano tutte cose, non è solo le forbici. Questo set di pentole è molto comodo, sono tre misure, guardate qua. E ci hanno anche i coperchi, e veniva 15 dollari, cioè ottimo. Tre pentole, cioè due pentolini, una pentola e due coperchi, ottimo. Poi ho trovato anche questi a sconto io. Cosa? Ah sì, il pelapatate. E carote. E il pelacarote. Questa per Gabriele. Il set di tazzine da caffè, anche qui non c'era tanto come lo scolapasta, però c'era questo scontato, e la tazzina è anche molto carina perché è proprio marrone, proprio color caffè, molto bella, secondo me viene anche con i piattini. Papo, ma insomma, non sai che non c'è la tazza nera che si è preso Babbo? Come non c'è? Eccola lì. Ah, ecco. L'altra tazza rosa. E poi l'ultima tazza di Babbo. Gabriele invece l'ha scelta black, total black, molto bella, opaca. Poi Megan, abbiamo preso il cestino per il bagno. Ah sì, è bella lì, tutto a te. Allora, ladies, questo qui era scontato a 9 dollari, 8 dollari, che comunque secondo me assai, però sì, era quello dell'ultimo. Anche in Italia non è che costano poco, questi cestini qua, mi ricordo che lo paga tipo 15 euro. Quindi ho detto, facciamo una cosa, prendiamolo, sennò qua costa tutto tanto, a fine che vado in un altro posto, costa ancora di più. Aspetta, Megan, in realtà ne dovremmo prendere due anche per l'altro bagno. Io pensavo di averlo preso rosa. Per il momento, visto che qua è pieno di negozi, on goods, cose che c'hanno tutte cose per la casa, ho detto magari da altre parti ce l'hanno meglio. Ed è, viene con ovviamente il tastino. Ok, funziona, ottimo. Questo lo mettiamo in bagno. Lo vado a mettere in bagno. Mettilo in bagno. Poi cos'altro?
I bicchieri, dove stanno i bicchieri? Li ho messi lì, guarda. Ah, anche i bicchieri da vino non potevano mancare. Abbiamo preso questo set di bicchieri molto bello secondo me, e sono 12 bicchieri, guardate che belli sono. Sono praticamente, ladies, con il righino, lo vedete? Nonostante sono semplici, secondo me sono molto carini rispetto a quelli semplici solo vetro, con la riga così mi piacevano, avevano un buon prezzo, e quindi abbiamo preso la scatola da 12. Poi ho voluto prendere i bicchieri da vino, poi ho preso, ladies, i bicchieri questi da vino, c'erano anche quelli più grandi, ho preso la misura più piccola, venivano meno $9, poi prenderemo anche quelli grandi perché Gabri ha detto non li comprare ancora, invece io li volevo e quindi secondo me anche ci vuole. Anche perché poi se deve venire qualcuno a cena, sì, cose così, infatti, è sempre... Sì, no, ma poi ci vogliono i bicchieri da vino, siamo italiani, non c'è più bicchieri da vino, non può essere. E per finire, basta! Basta. Tutto questo che avete visto, ladies, $258. 48. No, 58. No, era 48. 48, 58, non lo so, $250. E tanto e poco, non lo so, ditemelo voi nei commenti. Io non so se questo video sarà un vlog oppure no, lo scoprirete adesso se continua o se finisce qua. Quindi questo era il nostro mega haul da IKEA America. Ora ci tocca mettere a posto tutto, finalmente la cucina prende forma, la casa anche piano piano, oggi verranno a consegnarci i letti, poi ovviamente la vedremo insieme, vi farò vedere. Niente, se il video vi è piaciuto non dimenticate di lasciare un like, di iscrivervi qua sotto su Filomena Amore per non perdere tutti i prossimi video dall'America, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!